Buongiorno e benvenuti in Südtirol. Vi faccio vedere una delle bustine che mi hanno dato ieri. Questi giorni scoprirò Merano e i dintorni di Merano, ma soprattutto farò un sacco di cose che non ho mai fatto prima, tra cui ciaspolare. Quindi oggi per la prima volta in vita mia ciaspolerò e sono abbastanza emozionata perché amo l'aria incontaminata della montagna e mi hanno detto che ciaspolare è uno dei modi ideali per stare a contatto appunto con la natura della montagna. E domani invece farò parapendio, quindi dita incrociate per me e non vedo l'ora di provare queste nuove esperienze, anche se la montagna, come ben sapete, è un paesaggio per me sempre nuovo, perché venendo dal mare mi risulta abbastanza difficile avere anche l'attrezzatura giusta. Per questo devo ringraziare North Face perché mi hanno aiutato un sacco. E quindi seguitemi in questa avventura perché questi giorni scopriremo un sacco di cose meravigliose. Ecco qui, siamo arrivati in montagna proprio in alta quota ed è uno spettacolo unico essere circondati da tutto questo bianco. Ora siamo pronti per la ciaspolata. Le ciaspole ci sono e adesso siamo pronti. Se non cado, non ci sarà bella una ripresa della mia caduta. Siamo alle prese con le ciaspole, finalmente. Come vedete, è la mia prima volta con le ciaspole e sono con Eli. Quindi procediamo alla scoperta del ghiacciaio di Valsemales. Ciao. Buongiorno ragazzi. Oggi è giorno decisivo, cioè oggi per la prima volta andrò in parapendio. Quindi fatemi un bel in bocca al lupo e spero di riuscire a fare delle riprese, almeno qualcosina. Andando sempre più in alto e io e questa signorina qui siamo un po' tranquille. Insomma, stiamo per andare a provare il parapendio finalmente. Di cui vi sto parlando da 2 giorni. Un countdown. Quindi, insomma, che Dio sia di buona. Ho appena finito, che figata, è stato stupendo, 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 stupendo. E niente, lo voglio già rifare. Qui a Merano ho trovato un bellissimo murale di Blu e di Calcane, sapete quanto io amo la street art, però ve lo faccio vedere, è strepitoso. Ragazzi, il mio weekend qui in Südtirol è terminato. Devo scappare perché devo preparare velocemente il bagaglio per poi andare a prendere il treno, altrimenti rischio di perderlo. Se il video vi è piaciuto, mettete like e mi raccomando, seguite il canale per rimanere aggiornati. Un bacione!